Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Ovviamente vi auguro buona domenica e questa domenica vorrei parlarvi un pochettino delle news e ovviamente di Call of Duty Advanced Warfare che ovviamente sono trapelate in quest'ultima settimana. E ovviamente, come sapete, ho pubblicato nel mio canale Facebook il trailer di Call of Duty, del nuovo Call of Duty. Ora ragazzi, vorrei parlare un pochettino, anzi vorrei entrare un pochettino più sul particolare di questo gioco, perché secondo me non è una grande novità vedere questo genere di Call of Duty così evoluto, nel senso anche del futuro, e parliamo un pochettino dei punti a favore e a sfavore. Allora, come sappiamo ragazzi, vedendo dal trailer a me, secondo me ragazzi, è un gioco molto simile a Call of Duty Ghost. Ovviamente ve li sono scritti i punti nel quadernino, come al solito. E secondo me è un gioco molto simile a Ghost. Comunque, perché la Sledgehammer ha partecipato sempre a MW3, sicuramente ha partecipato anche a Call of Duty Ghost. E ovviamente questa cosa non mi piace molto. Spero che la vita ovviamente non sia corta come su Ghost, che sia migliorata da questo punto di vista. Seconda cosa, ragazzi, l'invisibilità. Come avete potuto vedere sempre nel trailer, c'è la possibilità di diventare invisibili nel nuovo Call of Duty. Quindi la cosa che mi solletica di più, anzi che mi fa venire anche i brividi, è il fatto che chi è camper, chi gioca da camper su Ghost, possa fare altrettanto su questo Advanced Warfare e lo faccia anche da invisibile. Quindi diciamo che sarà ancora più difficile percepire i camper e magari potrà distruggere il modo di giocare onesto dei videogiocatori, come ad esempio gioco io, che mi muovo per tutta la mappa senza mai fermarmi, trovo magari in un angolino un camper, come sempre, perché su Ghost lo vedete che c'è sempre questo genere di persone, e muoio e mi blocca la serie ovviamente. Questa storia di diventare invisibile sicuramente è stata presa prima di tutto da Titanfall e poi anche da Crysis, anzi forse è stata prima presa da Crysis e poi da Titanfall, perché a questo Call of Duty sicuramente ci stavano lavorando a 2-3 annetti. Un'altra cosa che mi ha stupito è che ci sono i giocatori, comunque sia i personaggi che impersonate, con le braccia metalliche, comunque siano dei rinforzi in metallo, roba del genere. E a me ha dato molto l'idea, ragazzi, non so se ce l'avete presente, Capitan America The Winter Soldier, il soldato d'inverno, che anche lui ha un braccio metallico, tutta roba del genere, fortissimo. Quando si vede la scena nel trailer che il personaggio che interpretate buca il vetro del camion, tira fuori l'avversario, tira fuori un nemico, mi è parsa, vi giuro, l'immagine di Capitan America, la stessa identica cosa. Io spero che con questa implementazione delle braccia ultra potenziate metalliche versione robot ci siano anche gli scenari un pochettino più distruttibili in confronto a Ghost, perché Ghost sparavi due colpetti, sembrava una cagatina, scendeva giù, non so se mi ricordo, distributore o minchiate varie, che erano veramente una presa per il culo in confronto a Battlefield. A quello che offre Battlefield, Call of Duty Ghost era molto indietro. Mi auguro che ovviamente su questo nuovo Ghost, sì, su questo nuovo Ghost, su questo Advanced Warfare, mettano delle mappe molto aperte, in modo tipo quelle di Titanfall, ragazzi, in modo che si possa evitare il più possibile il camperaggio. Essendo spazi aperti c'è la visibilità molto più, diciamo, più semplice, non c'è bisogno di guardare ogni cazzo di angolo come su Ghost, che siamo sempre dentro gli edifici a controllare angolo sinistro, angolo destro per non farci uccidere. Quindi spero che rimettano un pochettino gli scenari aperti in modo da di far diventare il gioco un pochettino più longevo. Poi non ho capito un'altra cosa, ragazzi. E se questo gioco ovviamente sarà il susseguirsi di Black Ops 2. Inoltre, hanno detto che la campagna durerà sulle 6 ore e secondo me è la cosa che più mi intriga di questo nuovo capitolo. Io spero che la compagnia Sledgehammer, come cazzo si chiama, abbia fatto un buon lavoro sulle campagne, perché io mi ricordo le vecchie campagne su MW1, quindi Call of Duty 4 Modern Warfare e Call of Duty Modern Warfare 2, che erano veramente campagne cazzute, lasciamo perdere il 3. Comunque sì, erano veramente campagne cazzute, mi divertivano tantissimo e devo essere sincero, il finale di Ghost mi è piaciuto tantissimo. La storia non tanto, perché Ghost, secondo me, pensavo fosse una storia un pochettino più stealth, invece no, per niente. Ovviamente si entra in guerra totale, è una cosa
classica di un, come un Black Ops 1, Black Ops 2 o World at War. Quindi ragazzi, secondo me queste sono le notizie basilari che dobbiamo prendere in considerazione su questo nuovo Call of Duty. Non aspettiamoci chissà che rinnovo di un Call of Duty proprio nuovo fiammante, perché hanno detto che uscirà solo per next gen. Secondo me lo faranno anche per old gen, per guadagnare più soldi, più big money. Io mi auguro che ovviamente facciano un buon lavoro, che migliorino, anzi che tornino almeno a livello di Black Ops 2, perché Ghost proprio ragazzi è stato un passo falso, un flop assurdo, a me ha fatto veramente cagare, mi ha fatto veramente incazzare anche spendere i soldi per il season pass. Ovviamente ragazzi lo comprerò per farvelo vedere subito nel mio canale, perché è giusto che voi vediate se hanno fatto un buon lavoro o non l'hanno fatto, e vedremo se mandare anche la campagna in live tipo su Twitch, o se riesco a capire qualcosa su questo YouTube di merda. Su YouTube ovviamente intendo quel cazzo di eventi dal vivo, vorrei anche mandarvelo lì se ci riuscissi, altrimenti mando su Twitch. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ditemi le vostre e ditemi se avete qualche informazione in più da dire, ovviamente che io leggo, sapete che leggo i commenti, quindi farò un salto per vedere se avete qualche news su Call of Duty Advanced Warfare. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente lo avete apprezzato. Noi ci rivediamo alla prossima, quindi bella raga!